iniziare, mi presento, sono Eva Sinosini, sono laureata qua, ma sono 8 anni fa a questo istituto, quindi voglio ringraziare te perché è sempre una bella esperienza tornare qua e raccontare la mia esperienza. Tra l'altro appunto grazie all'Università di Firenze ho fatto anche un soggiorno studio all'estero in Australia, mi ha permesso poi di continuare anche il lavoro che sto facendo, quindi io sono un imprenditore e ho avviato appunto questa azienda insieme a mia madre che è la fondatrice appunto di questo marchio, si chiama Excel Musso. Di cosa parliamo? Parliamo del mondo del made in Italy, del food e dell'enogastronomia, questo è il settore. Io ho messo una piccola agenda con alcuni punti di cosa toccheremo, poi ci saranno una diversità diciamo della presentazione, quindi se avete domande o curiosità ben venga. Oggi cosa si parla? Cioè, appunto del made in Italy, quello che noi facciamo è esportazione di cibo e vino italiano all'estero, siamo nati così, quindi parleremo di made in Italy e qual è la percezione dell'Italia e quindi i nostri prodotti di eccellenza in Italia e all'estero soprattutto. Parliamo dei nuovi trend nel campo dell'agroalimentare, quindi televisione, che cosa ecco, si sente parlare di food porn per le fotografie, social media, quindi parliamo un po' di questo e poi ecco, ci concentriamo che cosa noi facciamo, qual è la nostra filosofia e come ecco, ci muoviamo nel campo appunto dell'esportazione del cibo italiano e della vendita di questi prodotti di eccellenza. E poi ecco, vediamo un po' quali sono i nostri next step che abbiamo come programma. Allora, esportazione in Italy. Qui è una slide diciamo di impatto, ho messo una Ferrari e una pasta ovviamente. Perché? Perché l'Italia all'estero è questo, hanno un po' la percezione abbastanza diciamo vintage, come si dovrebbe dire, dell'Italia, quindi ci sono alcuni typical items, quindi pizza, Vespa, Ferrari, caffè, passione, calcio, questa è l'Italia. L'Italia che noi magari percepiamo nel senso che lo facciamo, ma dall'estero è così, come ci vedono. Quindi ecco i valori, l'Italia è tradizione, è qualità, è unicità del prodotto, non solo nel campo dell'agroalimentare, ma appunto anche nel campo della meccanica, della moda, insomma la moda. Quindi tantissime aziende puntano proprio a migliorare la qualità e la consapevolezza del proprio brand, perché l'obiettivo è molto spesso farsi vedere fuori dal proprio cerchio, soprattutto ecco, nell'ambito internazionale. Quindi ci inseriamo già con un marchio forte, cioè Made in Italy, quindi non siamo in un altro paese, siamo in Italia e Made in Italy è sentito e già conosciuto, quindi partiamo da una buona base. Parliamo ecco dell'agroalimentare, cioè dei trend del food, cioè oggi noi stiamo avendo diciamo, un tsunami sul visto del nostro mercato dove operiamo, perché appunto come dicevo ci sono, anche se dalla crisi c'è una riscoperta comunque della cucina a casa, delle ricette, basta pensare ecco anche la TV, quindi tutti, non so se seguite Masterchef, so chi ce ne ha. Tutti i programmi che fanno vedere la cucina, cosa ci sta dietro, come si fanno i piatti, le relazioni tra persone e quindi le competizioni e anche ecco, dal punto di vista lifestyle ci sono nuove tendenze, talvolta che sono della moda, basta pensare al gluten free, diciamo parlare tutti, piuttosto che il bio, ci sono tante incertezze, talvolta dubbi, chi diventa vegano magari non lo era prima, perché ecco, c'è questa esplosione da questo punto di vista del mercato. Vediamo ecco, come l'azienda Excel Musso, che è nata ormai sono 7 anni fa, quindi è uscita fuori da una fase di start-up di primi 3 anni e poi ecco, si è allargata. Quindi innanzitutto voglio fare una parentesi sul nostro logo. Allora, il marchio è stato creato da un pittore Giovanni Bruzzi, premiato da Presidente Ciampi per Media Artistici. Volevamo dare l'idea appunto di un logo che ricordasse la tradizione, le vecchie insegne nostre. Questa insegna che spara in alto vuol dire da tradizione e innovazione verso nuova vision, proprio perché infatti noi operiamo nel riprendere la tradizione gastronomica dei territori e la rivolgiamo in modo moderno, quindi attraverso eventi, poi vediamo, eventi gastronomici, attraverso magazine online che abbiamo in inglese e in italiano, dove facciamo vedere i territori, spieghiamo le ricette, che cosa ci sta dietro le scene.
Quindi l'industria dove lavoriamo appunto è lo sviluppo del business internazionale, perché diamo voce alle piccole e medie aziende non gastronomiche per portarle fuori, per promuoverle e quindi per vendere. Quindi la comunicazione del marketing è molto importante per noi. Settore messo cibo, turismo e lifestyle, questo perché? Perché enogastronomia, quindi food, ma anche turismo, perché i prodotti enogastronomici parlano di turismo, quindi si parla di turismo enogastronomico, quindi è imprescindibile, diciamo, il legame con il territorio, perché è un settore comunque agricolo che è legato a un microclima, quindi l'eccellenza sta proprio lì, quindi andare a vedere il territorio, e anche il lifestyle, perché comunque diciamo che la nutrizione è una scelta che facciamo, decidere cosa mangiare, una cosa piuttosto un'altra, in base al gusto ma anche in base alla nostra filosofia di vita proprio. Quindi chi sceglie per esempio appunto tutto bio, piuttosto che chi decide di mangiare carni o comunque cose salutari che non sono grasse, tutte fanno parte dell'estate, le proprie scelte individuali, che magari non ne frega niente e va a mangiare al McDonald's magari, no? Quindi è una scelta, perché questo lifestyle è importante, vedremo anche sulla nostra rivista infatti. Da questo punto di vista. E noi appunto siamo un'azienda internazionale, quindi abbiamo base a Firenze e a Sydney in Australia. Nella nostra azienda c'è una diversità importante, quindi siamo un misto tra italiani e non, no? E ci influenziamo sicuramente, questo ci arricchisce molto anche a livello culturale. E i mercati appunto che ci rivolgiamo per la vendita di prodotti gastronomici sono appunto in Italia, Montecalo e paesi anglosassoni, compreso anche Singapore. Questo diciamo ci dà un ventaglio anche di affari. Mi sto annoiando? Ok, se avete domande proprio ci sono problemi. Quindi ecco i valori, quello che diceva appunto tra tradizione e innovazione, questo è molto importante perché noi non parliamo di sapori perdusi, ok, un po' alla sua punto, ma parliamo di sapori che ci sono già, ci sono in realtà, quindi tradizioni che cerchiamo di mantenerle e di farle vedere, quindi a livello di ricette per esempio, e creiamo un connubio. Per esempio questo, io vi ho ricordato questa vignetta che è molto simpatica, un po' americana, l'incontro tra l'Italia e un altro paese, in questo caso c'è lo stile, si chiama un triangolo. Che significa questo triangolo? Un contatto, cioè noi facciamo vedere i prodotti enogastronomici italiani e andiamo a confrontarli con quelli anche di altri paesi, in un contatto tra l'Italia e altro, quindi questo per rendersi consapevoli chi siamo rispetto anche a altre culture. Ecco, da qui appunto nascono ricette, per esempio si può vedere anche nel magazine, sono ricette fusion, ma in realtà non sono una confusione, ma anzi è una distinzione degli ingredienti per capire differenti culture. Il cibo è una cosa incredibile, un po' Expo ne aveva un po' parlato quando c'è stato a Milano, il cibo è come un linguaggio, cioè attraverso il cibo si scopre veramente una cultura di un popolo, una tradizione e il lavoro anche di persone, quindi è un prodotto che esprime tanto, anche se magari non si conosce la lingua di un posto, attraverso l'esperienza che una persona diventando turisti enogastronomici si scopre tante tante cose, tante. Quindi ecco perché la nostra missione è proprio quella di essere gusto, anche perché la parte, diciamo, è education, che è quella del merito, è un po' quella di presentare dei territori, quindi dei modi anche di vivere delle persone. Vediamo un po' meglio le nostre attività, che cosa facciamo, diciamo, giorno giorno. Allora, sostanzialmente offriamo un servizio integrato alle aziende, nel senso che noi ci occupiamo di esportazione, quello che chiamiamo appunto GE italiano. GE è questo. È una qualificazione che noi diamo a 6 aziende, è un gastronomico di piccola e media dimensione, le mettiamo tutte insieme sotto il marchio GE italiani che promuoviamo, quindi diciamo che ci ha aiutato questo nel facilitare la marketizzazione di tante aziende diverse che non sono dei brand forti che tutti conosciamo, sono dei prodotti artigianali di eccellenza che vengono appunto identificati attraverso il nostro advisory board. Noi abbiamo un comitato scientifico internazionale che seleziona i prodotti, perché parliamo di chimica delle molecole proprio del food, perché tutto deve entrare all'interno di alcuni schemi di metodologia di produzione, quindi si parla di scienza ovviamente oltre che di tradizione proprio. Abbiamo il nostro magazine internazionale, poi dopo vi faccio vedere, che è online con tutti i canali social media e il canale delle interviste con i vari chef, e poi la parte degli eventi. Gli eventi sono importanti perché, cioè, come si promuove
dell'enogastronomia, secondo me assaggiandola, perché non ci sono altri modi, quindi capire quali sono le differenze, perché molto spesso questi prodotti sono anche hanno una fascia di prezzo più elevata ovviamente di una semplice pasta barilla. Quindi nell'evento si può percepire, l'evento cosa vuol dire? Vuol dire cooking show di uno chef stellato, magari che presenta un piatto e un ingrediente particolare che si può usare. Vuol dire eventi al trade, quindi con altri importatori, acquirenti, buyers, anche eventi al pubblico, perché poi alla fine è le persone che devono essere in qualche modo resi consapevoli, assaggiare, provare, sperimentare, quindi provare qualcosa di nuovo. Poi ecco la parte dei viaggi. I viaggi si possono dire anche dal magazine, questo perché attraverso il viaggio si va a scoprire per esempio alcuni territori e quindi lì nasce l'esperienza appunto di assaggio, di capire i gusti del territorio. E poi vediamo appunto il nuovo next step nostro, proprio apertura di Research Shop a marchio, a format, quindi diciamo che fino ad negli ultimi anni ci siamo occupati principalmente della vendita dei prodotti gastronomici al trade, quindi ad altre catene, ad altri supermercati di qualità, ecco, nel mondo, e oggi andiamo direttamente al consumatore finale. Questa è un'esperienza che stiamo facendo molto significativa, di crescita e anche appunto di bella, molto bella. Poi abbiamo anche una fondazione che vi parlerò dopo. Quindi fondamentalmente i nostri clienti partner chi sono? Quindi noi abbiamo l'ex del Busso Cloud, appunto questa azienda, il nostro cavolo di battaglia, che sono appunto aziende di piccola e media dimensione, i nostri veri, diciamo, artisti, che si parla appunto di biscotti, champagne, si parla di cioccolati particolari, si parla di mozzarella di bufala, ciò che è tradizione d'Italia e dove spesso ecco, non si trova ovviamente al supermercato questi tipi di prodotti. Siamo appunto in Fornovo, noi siamo providers di questi prodotti di qualità anche in Fornovo, una vetrina ci teniamo particolarmente perché è veramente internazionale, eccellenza, e poi anche alcune aziende multinazionali che sono dei nostri sponsor, per esempio per degli eventi. Sponsor anche collaterali, basta pensare per esempio anche la macchina in Canyon può essere uno sponsor collaterale che può partecipare a un evento gastronomico per chi si fotografa il territorio. Quindi partners, università e scuole, questo è un esempio, l'Università di Firenze, tra l'altro Excellent Uso Magazine, l'ho studiato l'Università di Sydney insieme a Comics e Yed, hanno fatto la grafica, poi non vedo di farvelo vedere. Quindi perché l'obiettivo di Excellent Uso è quello di l'educazione, educazione sul territorio, su cosa mangiamo, questo è molto importante. E anche siamo un media noi stesso a livello di comunicazione, facciamo partnership anche con altri media, soprattutto quando facciamo gli eventi.